Il Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'Ospedale Vito Fazi di Lecce, trasformato dall'emergenza pandemica in centro Covid, ospiterà a partire dalla prossima settimana il set cinematografico per le riprese della fiction Fino all'ultimo battito, prodotta da Eliseo Multimedia per la regia di Cinzia Torrini, in programma il prossimo autunno su Rai 1. Le riprese avranno inizio dal prossimo 25 gennaio per concludersi il 27 febbraio. Dal cast faranno parte Bianca Guaccero, Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido. Le riprese non toccheranno i percorsi Covid utilizzati dai sanitari e dai pazienti, precisa Rodolfo Rollo, direttore generale dell'ASL di Lecce, ma riguarderanno gli esterni e alcuni spazi interni comuni che non interferiscono con l'attività assistenziale. Non solo il moderno nosocomio della città di Lecce, ma la troupe si sposterà anche nel dismesso ospedale, oggi poliambulatorio, di Poggiardo, dove l'attività del set partirà già nei prossimi giorni. Un riconoscimento importante anche per tutta l'azienda sanitaria locale, che avrà un'importante vetrina per mostrare al pubblico di Rai 1 in prima serata quelle che sono le eccellenze in ambito medico di questo territorio.